Secondo il nostro ordinamento, il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Si tratta della presunzione di paternità. Questa presunzione può essere superata attraverso l'azione di disconoscimento di paternità avanti il tribunale ordinario. Ai sensi di un articolo del nostro codice civile, che in particolare è il 243 bis, la domanda di disconoscimento di paternità può essere avanzata dal padre, dalla madre e dal figlio medesimo. Può essere proposta anche da un curatore speciale del minore, nominato dal giudice, su istanza del figlio minore stesso, che abbia compiuto i 14 anni, dal pubblico ministero o dall'altro genitore. Tuttavia, la legge prevede un termine massimo entro cui la madre e il padre possono chiedere il disconoscimento di paternità: 5 anni dalla nascita del figlio. Per quest'ultimo, invece, è imprescrittibile l'azione. Quando invece un figlio nasce al di fuori del matrimonio, la maternità e la paternità non è presunta, ma il riconoscimento avviene mediante una dichiarazione resa da entrambi i genitori davanti all'ufficiale di stato civile o davanti alla direzione sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto. Come per i figli nati nel matrimonio, la legge prevede la possibilità di impugnare il riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio per difetto di veridicità. In questo caso, la domanda può essere avanzata al tribunale ordinario dall'autore del riconoscimento, da chiunque ne abbia interesse, dal figlio medesimo, da un correttore speciale nominato dal giudice. E i termini per proporre l'azione sono gli stessi previsti per il disconoscimento di paternità.